Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Alessandra Galloni, direttrice dell'agenzia di stampa internazionale Reuters. Buonasera Massimo Cacciari, filosofo. Buonasera Giovanni Floris, conduttore qui sulla 7 di martedì. E buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes. Buonasera. Allora, dice Mario Draghi a Praga che non c'è un caso Italia in Europa, ma c'è molta curiosità sul nuovo governo di Giorgia Meloni, e questo nel giorno in cui si apre anche un caso diplomatico con la Francia e non solo. Subito dopo la pubblicità. Professor Massimo Cacciari, oggi c'è stato un incidente diplomatico con Parigi, perché il governo francese ha dovuto correggere la sua ministra che ha detto che la Francia vigilerà sul rispetto dei diritti umani in Italia. E Giorgia Meloni ha parlato di insopportabile, inaccettabile ingerenza, che è finita l'era dei governi del PD che chiedono tutela all'estero. Allora, che era si sta aprendo, professor Cacciari? Ma intanto la Francia, questa ministra francese interviene a nome di che cosa? Della tradizione rivoluzionaria francese, non so di che cosa, del pensiero giacobino, di che cosa? Che cosa si prende il diritto di intervenire da che pulpito? Che storie sono queste? Si vedrà cosa fa la Meloni. Se la Meloni lede alcuni diritti o li minaccia, credo, spero che saranno i cittadini italiani a fare il loro dovere e a insorgere contro la Meloni. Cosa c'entra questo ministro francese? Quello è dall'alto del pulpito della Francia repubblicana e rivoluzionaria, ma basta, per carità, con le grane che abbiamo anche dover inseguire queste fesserie. Vediamo cosa sarà in grado di fare la Meloni sulle cose che stanno rendendo drammatica la situazione italiana, e che la ministra francese si interessi di cercare di trovare un accordo sul prezzo del gas, sulle cose che interessano i cittadini europei. Ma per carità di Dio. Oggi pare che sul tetto al prezzo del gas si siano fatti dei passi in avanti a Praga, però diciamo è dovuto intervenire Lucio Caracciolo, anche il Presidente della Repubblica Mattarella, su questa uscita, diciamo, quantomeno infelice della ministra francese. E in ogni caso a Praga Draghi è stato subissato di domande su Giorgia Meloni e l'Italia che sarà. Draghi ha detto che non c'è preoccupazione ma molta curiosità, e la Meloni in serata ha detto che non c'è motivo per cui la politica estera italiana cambi. Però in tanti in Europa si stanno preoccupando sul futuro del nostro paese. Per chi siamo degli osservati speciali? E perché vogliamo ricordarlo? Perché in questo momento ognuno è in una situazione talmente critica che pensa solamente agli affari suoi, a come scaricare sull'altro europeo i suoi problemi. Questo vale in particolare per la Germania e per la Francia nei nostri confronti, gli altri contano un po' meno. Certo è abbastanza impressionante che si usino delle espressioni di questo tipo, quasi fossimo una provincia della Francia, insomma non è normale, però non è tanto quello che conta è il modo, cioè evidentemente adesso la Francia può dirci delle cose che prima non poteva dirci. Il fatto di non avere più Draghi, al di là del giudizio che si può dare sul suo lavoro, è comunque molto problematico in questa fase. Credo che la prima a rendersene conto sia la Meloni, cioè francamente non credo che potendo scegliere uno oggi come mestiere vuole fare il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Alessandra, no, prima sento Floris, poi voglio sentire Alessandra Galloni sulla nuova era che si aprirà per esempio sul fronte dell'informazione. Giovanni Floris, Giorgia Meloni diciamo che tace da 12 giorni,
da quando, diciamo, dall'esito e dalla vittoria elettorale. Nessuna conferenza stampa, niente domande dei giornalisti. È un segno di debolezza o di forza? Un segno di sobrietà o di difficoltà? A questo punto, secondo me, di difficoltà dura per le ragioni di cui parlava anche il professor Caracciolo, cioè è vero che gli italiani sanno badare a se stessi e anche a chi li governa, naturalmente, è vero che i francesi hanno approfittato subito della situazione. Immagino come spesso e sempre approfittarono i tedeschi, gli olandesi delle nostre difficoltà economiche, cioè la Meloni ha una storia tale per cui siamo esposti da un punto di vista in più. Siamo esposti da un punto di vista in più perché è legittima, anzi doverosa, la speranza in quello che farà da ora in poi, ma è chiaro che all'estero soprattutto i dubbi su quello che è stata fino ad oggi rimangono e soprattutto verranno utilizzati in un momento in cui tutti stanno in difficoltà, in cui ognuno cerca un nemico, e che sia arrivata in Italia una come la Meloni a prendere il posto di uno come Draghi, tra l'altro ereditando la sua agenda. Il buffo è che le elezioni le hanno fatte con l'agenda Draghi, il PD e Calenda, e alla fine loro hanno perso e quella che ha vinto eredita l'agenda Draghi. È normale che all'estero dicano: ma perché non c'era Draghi, non andava bene per fare queste cose, chi è questa nuova, votata in quanto nuova? E vanno a rivedersi le scene che in TV abbiamo visto. Noi ricordiamoci che a giugno lei urlava dal palco di Vox, no? È difficile dimenticarlo, sarebbe opportuno, e immagino lei stessa cercherà di farlo in tutti i modi, come dicevamo prima, e tutti speriamo che lo faccia. È normale che da fuori la utilizzi. Perché l'ha mandato a casa la Meloni, Draghi. Che c'entra? E allora? È colpa sua se non c'è più Draghi. No, però diciamo all'estero la vedono. Vabbè, è colpa sua, l'ha mandato a casa lei. No, e allora che all'estero se la prendono con quelli che non sono riusciti a tenere il governo Draghi. Glielo diremo, professore, però al momento loro utilizzano... Che se la prendono con Calenda, che se la prendono con Renzi, che non sono riusciti a continuare col governo Draghi. Sarebbe se la devono prendere farlo, con qualcuno, se la prendono con la Meloni. Sarebbe allora opportuno se la prenderanno con la Meloni, però. È probabile, però voglio sentire Alessandra Gallone. Sì. È normale che all'estero ci siano domande e anche preoccupazioni sul futuro dell'Italia a guida Giorgia Meloni? Ma guarda, sul futuro dell'Italia, a guida Giorgia Meloni, sul futuro dell'Italia devono preoccuparsi, certo. Un attimo, professor Cacciari, Alessandra Galloni. Volevo dire, Lilli, che secondo me è un po' prematuro tutto ciò, cioè bisogna vedere i fatti. E non so, prima hai citato Draghi, dice che finora sono solo chiacchiere, speculazioni. D'altronde sono molti anni che l'Europa sopravvive a Orban, agli euroscettici della Polonia e in certi modi anche in un modo coeso, se consideriamo le misure coordinate delle sanzioni sulla Russia. Certo, l'Italia più la Svezia portano l'Europa sempre più verso destra, però, ripeto, secondo me bisogna vedere i fatti. Quello che dicono molti analisti, per esempio della City, è che intanto la vittoria netta del centrodestra è una sicurezza, ossia che la coalizione ha vinto abbastanza per avere una maggioranza da poter operare, però non così tanta da poter stravolgere, per esempio. Bisognerà vedere in particolare la scelta del ministro dell'economia e delle prime misure economiche, e su questo una cosa interessante, perché abbiamo visto cosa è successo in Gran Bretagna dopo con il primo ministro Liz Truss e il suo cancelliere Quateng, no? Ricordiamo che hanno annunciato un taglio delle tasse alle fasce più alte pari a circa 45 miliardi di sterline, una mossa che ha fatto crollare la sterlina ai minimi storici. Poi, come sapete, il governo ha fatto il retrofond e la Banca d'Inghilterra è dovuta intervenire, acquistare titoli di Stato per evitare una crisi. Ora va bene, la sterlina ha recuperato, però la fiducia non è stata recuperata del tutto. Questo per dire che i mercati sono molto sensibili in questo momento, perciò le prime misure, non solo nel contenuto ma come saranno annunciate, sarà molto molto importante. Perciò io direi bisogna vedere i fatti.
Bisogna vedere i fatti. Massimo Cacciari, però ha ragione anche Giovanni Floris quando dice che Giorgia Meloni ha una storia politica anche pluridecennale, quindi non è che tutto questo nel giro di un mese tutti lo possano dimenticare ed è per questo diciamo che c'è anche una forte diffidenza. Ma è evidente, ma non solo è una storia politica, ma è anche un governo che, per fortuna o per sfortuna, a seconda dei punti di vista, sarà molto difficile da comporre, perché la sua maggioranza è apparentemente molto forte, ma come già più volte si è ricordato, molto anche divisa al suo interno. È una coalizione, per modo di dire, se vogliamo prendere il termine coalizione nel senso etimologico, molto per modo di dire. E quindi sarà molto dura per la Meloni affrontare con questo governo, con qualunque governo riuscirà a comporre, le drammatiche scadenze che abbiamo di fronte. Drammatiche scadenze che si collocano nel contesto di questa guerra, di cui magari poi anche parleremo. Ecco, in un contesto di questo genere ci vorrebbe un governo fortissimo, ma fortissimo, con una maggioranza, certo, secondo le mie preferenze, che desse tutte le garanzie possibili sul piano dei diritti civili, eccetera, eccetera. Ora, queste garanzie, certamente, vista la storia della Meloni, certamente non possiamo averle. Dopodiché è chiaro che se siamo persone oneste dobbiamo capire che questa vittoria è venuta da una sconfitta, da una catastrofe culturale delle forze che si opponevano alla storia della Meloni, una catastrofe culturale. E quindi prima di tutto, se permette, io parlo di questa catastrofe prima di parlare di chi ha vinto le ultime elezioni in modo nettissimo, va bene? E invece questo non parlano di questo. Abbiamo tutto in scaletta. Col fatto che la Meloni era fascista, e questa è ipocrisia malafede. No, per la verità adesso non stavamo dicendo questo, ma Giovanni Floris, aspetti, professor Cacciari. Da parte di quelli che hanno la storia mia. Ecco. Giovanni Floris. No, sono tutti discorsi giusti, cioè anche l'ultimo è giusto, cioè la Meloni ha vinto perché altri hanno perso, e hanno perso malissimo, immagino che ne parleremo. Io penso una cosa, che in un contesto europeo come quello in cui viviamo, in cui appunto ogni nazione pensa per sé, pure i nazionalisti pensano per sé, cioè non è che la Meloni potrà mai dire beh, ma io sono amica di Orban o dei polacchi, perché loro pensano all'Ungheria e alla Polonia. Figuriamoci la Francia e la Germania nelle difficoltà economiche in cui si trovano. Per loro, diciamo, a torto o a ragione, l'arrivo di una personalità così nuova, così caratterizzata a destra, è in ogni caso un'occasione da prendere. Io sto dicendo che loro probabilmente sfrutteranno le nostre debolezze che sono date dalla storia della Meloni. Non che la Meloni sul serio attenterà ai diritti civili, ma vuoi che la Francia non cerchi di dimostrare la propria superiorità culturale così basata sul nulla, dicendo guardate che di là c'è la Meloni, non pensate a noi, alle nostre difficoltà, avete problemi economici, ma pensate che in Italia c'è la Meloni. Lo fanno. Lucio Caracciolo e poi Cacciari. Dovremmo essere i primi a rintuzzare. Beh, l'ha fatto il Presidente della Repubblica, più di quello che dobbiamo fare. Presidente della Repubblica ha detto pensino a loro. Ho l'impressione che noi ci siamo un po' drogati con il recovery fund, con tutti questi pacchetti europei, non abbiamo capito che quell'epoca è finita, primo perché non ci sono più i soldi e poi perché non c'era più la volontà di fare qualcosa tutti insieme, terzo perché in ogni caso finora almeno non mi pare che abbiamo molto brillato nell'attuazione concreta del PNRR, lo Stato nostro è quello che è, ci può essere Draghi, Meloni, chiunque, non cambia dalla mattina alla sera, e questo ci mette in una condizione di grave difficoltà. Si aggiunge l'emergenza che vediamo tutti della guerra, che sta diventando qualcosa di molto serio, e quindi francamente è una situazione in cui è molto difficile lavorare per chiunque. Alessandra Galloni, quindi è diciamo qualunque governo in Italia oggi avrebbe dei margini di manovra molto ristretti, vista la situazione economica, vista le emergenze. Il professor Cacciari ricordava anche la guerra in Ucraina, che ricordiamo noi anche che stasera c'è diciamo l'allarme di guerra nucleare che
Stanotte Biden ha in qualche modo evocato, la Casa Bianca ha un po' ammorbidito questi toni in serata, però insomma lo stesso Zelensky dice che Putin sta preparando i russi a uno strike nucleare. Quindi insomma, diciamo che ci sono tantissimi problemi che chiunque debba affrontarli, insomma, si troverà con tante grane da affrontare. Sì, credo di sì, scusate, ho un internet che non funziona molto bene, non so, stasera. Ma sì, ovviamente credo sì, anche perché molto è già stato fatto dall'Europa. E, le sanzioni, cioè il decorso è già iniziato. Perciò sì, qualsiasi governo, è vero che la storia della... Non so se mi sentite ancora, sì, perché io ho persi. Sì, sì. È lei che non sente più. Ok, scusate. Sì, comunque per farla breve perché ho internet che vedo che salta. Sì, credo che il margine di manovra non sia grande, sicuramente di più in Italia, è per questo che il tema dei diritti civili è importante, perché quello che ci si chiede è se, visto che le manovre, diciamo, esterne potrebbero essere, la possibilità è minore di fare tantissimi cambi, se invece si approfitta, perché comunque c'è una parte di chi ha votato la Meloni che ovviamente ha una certa posizione sui diritti civili. Mi chiedo se per avere quello che in inglese si chiamano i quick win, cioè le vittorie veloci, si dà qualcosa a questa parte del popolo sulla questione dei diritti civili, dove si può tornare indietro. Da quello che io so, lei ha detto che tutto quello che esiste ora rimarrà, però bisognerà vedere la tentazione di quel patto, di quella parte del suo elettorato. Che la Meloni, con tutto quello che succede, si occupa dei diritti civili, ma insomma c'è un limite anche all'ipocrisia. Allora, che è quello che diceva il professor Cacciari. Professor Cacciari, allora, lei ricordava, ha detto che è una catastrofe la sconfitta del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico. Immagino che lei si riferisse soprattutto al Partito Democratico, al fatto che Letta non è riuscito a fare delle alleanze con i 5 Stelle di Conte, i quali, anche a proposito di guerra, stanno a stanno continuando su questo percorso di, vogliamo dire, atteggiamento critico verso la guerra in Ucraina, tant'è che tirano fuori una parola come pace e hanno annunciato di voler fare una marcia per la pace, una grande manifestazione senza bandiere di partiti, eccetera, eccetera. Ecco, al PD oggi si rimprovera anche questo, cioè di non aver saputo coinvolgere anche il popolo che non è, diciamo, bellicoso, non è filo guerra. Da dove si comincia allora nell'analisi della sconfitta del PD? Premesso che io non parlo di sconfitta elettorale del PD, parlo di una cosa ben più ampia e profonda, che riguarda una cultura, tutta una cultura, diciamo, di sinistra, che non riguarda soltanto il PD o di centro-sinistra, una cultura che viene da una tradizione socialdemocratica da un lato e cattolico-popolare da un'altra, che ha via via adottato nel corso dell'ultimo trentennio sempre più un punto di vista arcaico-liberista su tante questioni che riguardano le politiche economiche europee, che riguardano le politiche internazionali. Questa catastrofe viene molto lontano dall'incapacità di rappresentare tutte le nuove forme di lavoro subalterno che una volta criticamente si sarebbe detto alienato, che ci sono tra i giovani sottopagati, sottoccupati, l'assenza completa di ogni capacità di rappresentare costoro, e a livello sindacale, a livello politico. Viene da molto lontano, non riguarda il PD, riguarda tutta la storia a cui il sottoscritto, tra l'altro con altri, è appartenuto. Questo, e questo non viene mai messo in discussione, non viene mai criticamente affrontato questo problemino, anche rispetto alla pace. Certo che occorre parlare di pace, e di cosa vogliamo parlare? Di guerra atomica? E come fosse una cosa indifferente. Adesso si sente parlare in giro, ma un caso, può esserci, sapete, può capitare che ci sia la guerra atomica, ma che roba? Ma che roba è? Ma siamo impazziti?
Ma siamo impazziti con questo clima, come dire, interventista? Vediamo un po', beh, ci sia la guerra atomica, perché dall'altra parte c'è un pazzo, Putin, beh, può darsi che faccia scoppiare una bomba e allora noi facciamo l'Armageddon, facciamo la catastrofe, distruggiamo la Russia, vedi Kissinger, eccetera, eccetera. Ma vogliamo scherzare? Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo impazziti. Ecco. È chiaro che bisogna parlare di pace, è chiaro che bisogna costruire la pace, è evidente che bisogna dire tutti, non i 5 Stelle, dire tutti, come facciamo a fare la pace e a costruire la pace al più presto, o almeno un armistizio, perché veramente ci stiamo avvicinando alla catastrofe, non so se è chiaro, veramente ci stiamo avvicinando, perché a furia di parlarne, beh, insomma, sai, domani c'è una bomba atomica che scoppia in Ucraina, bene, e noi gli mandiamo 100 a Mosca e poi vediamo cosa fa la Cina, eccetera, eccetera. Ma dico, ma allora, aspetti, chiediamo a Lucio... Chiaro che bisogna ragionare di pace. Ecco, di cosa Lucio, bisogna Lucio parlare, Caracciolo, se non di pace? Siamo davvero alla vigilia di una catastrofe nucleare? Beh, intanto siamo non alla vigilia, ma dentro a una catastrofe culturale, perché giustamente il professor Cacciari dice, ma continuiamo a parlare della bomba atomica come se fosse un po' di tritolo, cioè abbiamo introiettato ormai l'idea che la bomba atomica si può usare, è un discorso ormai da bar e questo è molto preoccupante da un punto di vista proprio complessivo. Io poi spero, direi, non dico che sono convinto perché non lo so, spero che non accadrà, però io temo che a questo punto, non perché lo diciamo noi ma perché è oggettivo, la situazione possa prevedere anche l'impiego di una bomba atomica, adesso poi si discute quale, di che tipo, dove. Queste tattiche? Sì, però... Ma le bombe nucleari tattiche, sì, non sono anche quelle delle radiazioni, delle tragedie, anche se sono certamente più piccole? Sono, cioè, perché tutti ne parlano come appunto se fosse certamente, più del tritolo. Certamente, naturalmente è una questione non tanto di potenza, ma è una questione di come le usi, cioè queste bombe vengono usate essenzialmente fondamentalmente sul fronte di guerra per guadagnare del territorio, mentre le bombe strategiche dovrebbero appunto provocare la fine della guerra attraverso la distruzione di tutto. Ma quello che è importante è che però sotto questo discorso retorico, ma bellicista e anche abbastanza imbecille, c'è qualcosa che si muove, cioè ci sono dei negoziati in corso. Russi e americani si parlano. Russi e americani si parlano, questa già è una buona notizia, Giovanni Floris. E per tornare al PD, al fatto che in tutta la campagna elettorale non abbia parlato di pace, della necessità, è un po' come se parlare di pace rispetto alla guerra in Ucraina fosse dare ragione a Putin e all'invasione dell'Ucraina, ma ovviamente sì, non è così. Ma è uno schema pericoloso che è uno schema di grande superficialità, le ragioni. Anche sì, perché forse, non lo so, si teme che possa scemare il sostegno alla guerra in Ucraina nell'opinione pubblica. Io non lo, diciamo, le ragioni del fallimento sono profonde come quelle che indicava il professor Cacciari e sono delle ragioni di elaborazione culturale, di un'area culturale e politica che ha mancato di comprendere le trasformazioni del mondo, la modernità, i vari passaggi che sono sfuggiti. Poi ci sono gli errori degli interpreti momentanei, che sono gli interpreti dei vertici, dei partiti che dovrebbero far capo a quell'area. Quindi parliamo del PD, parliamo della lista di Calenda, parliamo in qualche modo anche dell'area del Movimento 5 Stelle, che sono però dal mio punto di vista dei prodotti della mancata elaborazione culturale che ha portato alla sconfitta. Non sono diversi dalle persone che li hanno votati. E quello che mi ha colpito in tutta la campagna elettorale è la messa in scena a cui tutti si sono prestati. C'era un sistema elettorale che diceva che il PD, i 5 Stelle e Calenda avrebbero perso le elezioni. Loro hanno recitato questa campagna elettorale come se fosse possibile vincere, cioè non c'era neanche più alcun legame tra le parole che utilizzavano e la realtà che andavano ad affrontare. Quando il professor Cacciari dice che quella realtà non viene compresa, è verissimo, ma adesso in qualche misura è vero anche quello che dice il professor Caracciolo, si è abbandonato anche l'idea che tra le parole che si utilizzano e la realtà su cui si va a incidere ci sia un qualsiasi legame. E allora si recitano le posizioni di sinistra, magari fraintendendole, pensandole, guardate io non sto con Putin, quindi io sono per la guerra a tutti i costi, perché non vorrei che voi pensaste che io sto con Putin. Sì, e non hanno più nessun collegamento reale, le parole che vengono utilizzate in politica, con la posizione che si vuole esprimere. Ecco, professor Cacciari, vedo che lei annuisce ed è la situazione
più, sì, sono più pericolosa, però le, aggiungo anche un'altra cosa a proposito del PD, sì, professor sì. Cacciardi, siccome lei ha detto che dovrebbe, per rinnovarsi, dovrebbe cambiare nome, dovrebbe, insomma, ci vorrebbe una rigenerazione profonda per non finire come i socialisti francesi, che ricordiamolo, oggi sono al 5% e quindi ininfluenti. Le, dalle prime mosse le sembra che qualche cosa si stia muovendo davvero? Mi sembra proprio di no, purtroppo, perché appunto la prima mossa avrebbe dovuto essere quella di convocare un congresso, un vero congresso, in cui tutti coloro che vogliono misurarsi col grande problema di una rifondazione di un'area di sinistra, di centrosinistra in questo paese, presentavano le loro tesi, i loro programmi, un confronto aperto, un congresso davvero aperto anche a quelli non iscritti al PD che volevano però contribuire a, questo, a questa ricerca, a questo tentativo, a questo sforzo, che è davvero difficile perché ormai il tempo sprecato, il tempo buttato e le contraddizioni interne a, questa, a, a un'area potenziale di centrosinistra si moltiplicano ogni giorno, quindi un tentativo molto difficile. Ma hanno fatto la direzione ieri, professor Cacciari? Hanno fatto la direzione? Hanno fatto una direzione della quale, nella quale salta fuori semplicemente che ci saranno un po' di candidati a fare i segretari, di nuovo, come non fosse bastata la storia degli ultimi 15 anni. Col tentativo disperato di superare le contraddizioni culturali di cui abbiamo parlato con l'invenzione di un segretario, di un segretario. E questo è stato con Renzi, con Zingaretti, con Letta. Vediamo il segretario, vediamo se riusciamo con il leader a superare quelle che sono appunto contraddizioni, limiti di ordine culturale e storico. Mi dica lei se è possibile continuare così. Ma quindi il PD finirà come i socialisti francesi? Ma il PD ha una grande eredità da buttare via, eh? Cioè sta magnandosi il patrimonio. Perché bene o male il PD ha una grande eredità che non è soltanto quella di qualche partito, ma di quest'area, di questo mondo, di queste persone, di questi movimenti, di queste culture, molto più aree di quella che era la storia del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, eccetera, molto più ampia, infinitamente più ampia, se la sta divorando, perché basta vedere come stanno andando le dinamiche elettorali, lei prenda le zone rosse, come si suol dire, e veda da 30 anni qual è il declino lento, inesorabile del voto all'interno di quelle aree, solo all'interno di quelle aree, per non parlare del resto dell'Italia, in quelle aree. E quindi è un declino inarrestabile, dopodiché l'eredità è corposa e ci metteranno magari 10 anni, 15 anni, 20 anni a divorarsela tutta, ma se continuano così, se la divorano. Giovanni Floris? Un'analisi dura ma giustissima. Non solo si cerca nella leadership la scorciatoia per risolvere i problemi, ma si cerca anche nella questione delle alleanze, no? Alleanze che sono scontate, cioè l'area di centrosinistra culturale è quella che va dai 5 Stelle fino a Calenda. Non è che c'è tanto da dividersi, quando il PD è forte riesce a inglobare entrambi, quando è deboli entrambi li schiacciano. E il tentativo di tirare fuori un leader a tavolino, ragionando da ogni corrente, da chi si sente più rappresentata, è in qualche modo rappresentativo della crisi che sta vivendo. Giovanni Floris, non c'entra niente la crisi con il tuo nuovo libro, che è il primo giallo di Giovanni Floris, pubblicato da Solferino, che si intitola Il gioco. C'entra con una crisi culturale. Immagino che un gruppo di professori prenda in mano la decisione di far valere la letteratura e di andare anche oltre la legge. Quindi scompare una ragazza, parte una caccia al tesoro in cui vengono cercati da capolavoro letterario a capolavoro letterario i colpevoli. Ecco, allora qui lo deve leggere Cacciari, vedo che stava sorridendo. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché la guerra sta rallentando anche molti importanti cambiamenti nel nostro paese. Guardate. I 200 miliardi stanziati dalla Germania contro il caro gas tengono banco da giorni sulle prime pagine e a tutti sembrano un'enormità.
I 190 miliardi stanziati in Italia dalle Ferrovie dello Stato per diventare un'impresa green hanno fatto una veloce apparizione nelle pagine interne e sono stati subito rimossi. Peccato, perché nei 190 miliardi delle ferrovie sono comprese anche 40.000 assunzioni, il raddoppio del trasporto merci su rotaia, il ricorso a fonti rinnovabili per aumentare il grado di autonomia energetica, con pannelli solari lungo tutta la rete, ed è previsto anche nei prossimi 10 anni il rinnovo della flotta, con 46 nuovi treni ad alta velocità, 500 convogli regionali più leggeri ed ecologici e i primi treni a idrogeno. Entro il 2031 c'è infine l'obiettivo di riciclare o inviare a recupero tutti i rifiuti prodotti. Per quanto riguarda le assunzioni, ci sarà bisogno di tecnici, ingegneri, operai, esperti in ambito digitale e delle energie rinnovabili, oltre a conducenti, macchinisti e manutentori. Si punterà sui giovani, ma ci saranno corsi di formazione aperti anche a chi già lavora. Dice un sondaggio Gallup che i lavoratori italiani che si considerano appagati del proprio mestiere sono appena il 4%. Ma la buona notizia sta in un altro rapporto, questa volta dell'INAP, che ha intervistato 12.000 lavoratori, scoprendo che per 8 su 10 la formazione continua ha significato un miglioramento significativo della carriera. Mobilità sostenibile, lavoro, formazione, tutte questioni di cui dovremmo occuparci se non fossimo in guerra. Siamo in chiusura, grazie Alessandra Galloni, scusa se non ti ho più fatto intervenire, ma con questo internet ballerino, quindi sei reinvitata al più presto, grazie, grazie professor Cacciari, grazie Lucio Caracciolo, grazie Giovanni Floris, ricordo il tuo romanzo, giallo fresco, è in libreria da oggi, si intitola Il gioco, pubblicato da Solferino. Grazie spettatrici e spettatori, linea Diego Bianchi al suo Propaganda Live, quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre lunedì 8:30, arrivederci.